Il Museo Cascella di Pescara è la casa viva e il laboratorio della cultura della città. È il luogo che rende omaggio a un'importante dinastia di artisti attraverso la celebrazione del centenario della nascita di Pietro Cascella. Pietro proviene da una famiglia che conta 5 generazioni di artisti tutt'oggi operanti. Il padre Tommaso lo lancia nel mondo dell'arte e lo educa fin dall'infanzia all'arte della pittura e della ceramica. Pietro Cascella ha saputo incarnare la capacità di trasformare la materia dura in plasticità espressiva, imponendo le cifre stilistiche che sono diventate la sua firma. Mi piace ricordare il monumento di Auschwitz, ammirato ogni anno da milioni di persone, con una prospettiva internazionale che ha portato il suo nome e le sue opere in una dimensione cosmopolita. Il monumento di Auschwitz del 1967 è il suo battesimo di scultore sulla scena internazionale, un lavoro faticosissimo. I suoi monumenti sono sparsi per tutta Italia da nord a sud e sono testimoni del suo amore viscerale per l'arte e soprattutto per la materia privilegiata, che è la pietra. È stata questa, d'altronde, la vocazione di una famiglia profondamente permeata di abruzzesità, che agli inizi del Novecento seppe guardare molto oltre il laboratorio con l'ambizione di un'arte che sapesse farsi riconoscere e apprezzare senza limiti di genere. Pietro restituisce attraverso l'utilizzo del marmo e del travertino martellato di questa pietra lasciata così com'è in natura l'importanza del lavoro artigianale. La sua provenienza dalla bottega paterna permane per tutto il suo lavoro di scultore e lui stesso rimarca la centralità del lavoro corale. Non solo una commemorazione, dunque, piuttosto un'occasione imperdibile per consolidare Pescara come città della cultura, orgogliosa dei suoi figli migliori, che mette in mostra i gioielli di famiglia come D'Annunzio, Flaiano e i Cascella, senza renderli inavvicinabili, ma anzi raccontandoli attraverso il loro vissuto e le loro opere.